Buonasera e benvenuti al TG 2000. Cominciamo subito dalle Olimpiadi di Rio. Niccolò Campriano ha vinto poco fa la medaglia d'oro nella carabina a 10 metri. È il terzo oro dopo la grande giornata di ieri, con 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e un bronzo, ma soprattutto la 200ª medaglia d'oro vinta da Basile nel judo. E questa è stata la giornata di ieri, ma riviviamo la giornata di oggi e le imprese dei nostri atleti nel servizio di Clara Iatosti. Terzo oro per l'Italia, arrivato pochi minuti fa dalla carabina a 10 metri con il fiorentino Niccolò Campriani, dopo una grande rimonta sul finale. Successi preziosi, benzina per il morale di casa Italia. L'attesa è ora per la regina del nuoto, Federica Pellegrini, a caccia dell'oro nei 200 stile libero. Ed è già entrato nella leggenda l'urlo di Fabio Basile, caporale piemontese 21enne con radici in Puglia. Il suo è l'oro tricolore numero 200 alle Olimpiadi, un podio conquistato sul tatami di judo, battendo un coetaneo coreano campione del mondo in carica, con la determinazione e la sfrontatezza di un atleta che era stato selezionato per il progetto Tokyo 2020 e che a Rio non doveva nemmeno esserci. Grandi risultati anche per la scherma. Daniele Garozzo, il fiorettista di Acireale, ha battuto in finale lo statunitense Massialas, numero uno al mondo, e riportato il titolo in Italia a 20 anni dai giochi di Atlanta. Indimenticabile l'abbraccio stretto al suo allenatore, una gioia incontenibile per il 24enne siciliano che continuava a ripetere: non ci posso credere, fino a ieri era impossibile, è un sogno diventato realtà. L'Italia sul podio ieri con la coppia storica del trampolino sincro Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, le vecchiette trentenni dei tuffi, come si definiscono, protagoniste assolute per entusiasmo ed eleganza, nonostante l'oro alle inarrivabili macchine cinesi. A settembre Tania è attesa all'altare all'Elba e Francesca sarà la sua testimone. Argento prezioso anche per Odetta Giuffrida, 21enne romana, gemella di Basile, per date di nascita e sport ad elezione il judo. E un bronzo silenzioso ed eroico nel ciclismo femminile della piemontese Elisa Longoborghini. Colpevolmente scopriamo questi atleti e le loro discipline solo ogni 4 anni con le Olimpiadi. Loro però ci saranno sempre. La sfrontatezza e il coraggio di Fabio Basile, la determinazione di Odetta Giuffrida, oro e argento di judo nelle gare di ieri. Il nostro Giampiero Spirito li ha raggiunti al telefono. Sentiamo le loro emozioni. È una sensazione che ti senti scoppiare dentro, cioè tutto il sogno di una vita, tutti i sacrifici che boom, da un secondo all'altro. Da dove viene tutta questa sfrontatezza davanti agli avversari, questo andare sempre all'attacco? La spavalderia, la mia spavalderia, il mio senso di pazzia, perché bisogna essere un po' matti, e sono un po' matto. Quella tecnica che ho fatto in finale non l'avevo mai fatto tutta la mia vita, mai provata neanche in allenamento. L'ho voluto provare così in una finale olimpica, è andata bene, bisogna rischiare. Il rapporto col suo allenatore giapponese Murakami, quanto è contato? Uno spettacolo, il 80%, un sacco. Devo tanto anche a lui, perché è stato il primo a credere in me. Non ho dormito tanto questa notte, ancora devo realizzare bene quello che è successo. Penso che mi servirà qualche giorno per capire tutto quanto. Sono felice. Ho dedicato la mia vita al judo, questo è poco ma sicuro, e poi ovviamente nella mia vita fa parte, ci sono molte persone, non è solo il judo, c'è la mia famiglia, i miei amici, e ovviamente il judo ha una grande, grandissima parte di questo. Ecco, a chi si sente di dedicare questa medaglia? Appunto la mia famiglia e al mio allenatore Dario Romano, alla mia federazione, all'esercito, a tutti loro che mi sono stati veramente accanto sempre, mi hanno aiutato nei momenti in cui non andavano le cose. Diciamo che questi anni sono caduta più di una volta, e ogni caduta mi è servita poi per arrivare dove sono ora.
È una cittadina di 53.000 abitanti, la culla dei campioni della scherma italiana. Da Cireale in Sicilia, la città delle 100 campane, arrivano 4 schermidori della squadra azzurra alle Olimpiadi di Rio. Primo fra tutti il neoolimpionico Daniele Garrozzo. Vediamo dove nasce la storia di queste medaglie. Un primato insolito, quello di Acireale, la città delle 100 campane, intesa così per via della rilevante presenza di chiese e di recente salita agli onori della cronaca a seguito del numero di atleti spediti alle Olimpiadi. Ben 4, tutti nella scherma. Uno di loro, Daniele Garrozzo, ieri sera ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto. Un giorno fece una lezione bruttissima e mi ricordo che mi arrabbiai in maniera incredibile, lanciai il fioretto contro il muro, insomma cose che ero solito fare quando ero più giovane. E Daniele, tornando a casa, andò dalla mamma e gli disse: sai mamma, io forse è meglio che smetto perché non è cosa per me. La mamma gli ha detto: dice, ma Daniele, ma perché? E no, sai, ho fatto una lezione bruttissima e quindi dice, se la faccio di nuovo vuol dire che la scherma non è per me. E poi da lì siamo arrivati al mondiale Under 17 del 2008 e oggi a quella che è l'apoteosi per qualunque sportivo, che è la medaglia d'oro olimpica. Legittima la soddisfazione che si respira nel centro più importante e popoloso della provincia di Catania dopo il capoluogo, dove le Olimpiadi significano non solo Daniele Garrozzo, ma anche il fratello Enrico, Marco Fichiera e Rossella Fiammingo, quest'ultima vincitrice della prima medaglia italiana a Rio, l'argento nella spada femminile. Aspettiamo anche gli altri, soprattutto tifiamo per gli altri e poi ci ritroveremo sicuramente in piazza a fare una festa con loro. E domani pomeriggio toccherà ad Enrico Garrozzo, fratello maggiore di Daniele, e a Marco Fichiera salire in pedana per i sedicesimi di finale nella spada. Daniele Garrozzo, sin da quando ha iniziato, una volta dopo aver fatto un salto di fioretto di plastica all'età di 7 anni, disse: io ho 7 anni, nel 2012 andrò alle Olimpiadi. Si è sbagliato di 4 anni. Rimaniamo a Rio per parlare della vicenda di Alex Schwazer, il marciatore italiano sospeso lo scorso 8 luglio per una positività al test antidoping contestata dall'atleta e dal suo staff. Oggi è il giorno dell'udienza al Tribunale Arbitrale dello Sport, la risposta arriverà entro 24 ore, ma sentiamo le novità da Maria Sara Farci. È attesa per la sorte di Alex Schwazer, convocato oggi davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport per decidere la sua ammissione alla competizione olimpica. I giudici hanno ammesso il collegamento via Skype per ascoltare i testimoni della difesa, ma ancora non hanno deciso se ammettere il PowerPoint preparato dall'allenatore Sandro Donati. Un elemento questo importante per la difesa del campione altotesino, che mostrerebbero dati e fatti altrimenti difficili da spiegare. C'è aria da inquisizione spagnola, ha affermato uno dei legali dell'atleta durante una pausa dell'udienza, che è tuttora in corso. Una decisione che però potrebbe non arrivare oggi. Il TAS ha infatti 24 ore di tempo dal termine dell'udienza per pronunciarsi sulla vicenda. Rientriamo in Italia. Poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, gli insegnanti protestano contro i trasferimenti di sede previsti dal piano di mobilità straordinario. In piazza sono scesi in particolare quelli che risiedono al sud e che a settembre dovranno trasferirsi al nord. Alessandra Camarca. Il sollievo per l'assunzione in ruolo e la sofferenza per il trasferimento fuori sede. Gli insegnanti scendono in piazza con questi sentimenti nelle città del sud, come qui a Palermo davanti alla prefettura. Il coordinamento semiprecari di Palermo chiede l'annullamento dei trasferimenti per gli insegnanti di scuola primaria, secondaria e inferiore pubblicati nei giorni scorsi, perché l'algoritmo che ha provveduto ai trasferimenti in parecchi casi non avrebbe rispettato l'ordine di punteggio per assegnare ai docenti le sedi assegnate per il prossimo anno scolastico, ma avrebbe seguito altri criteri. Secondo questa tesi, docenti con punteggi più alti residenti al meridione si ritrovano al nord, mentre colleghi con meno punteggi sono rimasti in Sicilia o in zone meno disagiate. Gli insegnanti in piazza sono gli assunti nel corso dell'anno scolastico appena trascorso, 2015-2016, con la legge della buona scuola, e la protesta scoppia adesso perché l'anno scorso molti dei neo immessi in ruolo, avendo già
una supplenza, hanno posticipato il trasferimento al nord, ma adesso sono costretti a spostarsi almeno per 3 anni prima di tornare a casa. Più di 1.100 persone a Palermo oggi si trovano a dover fare le valigie, a doversi spostare al nord dell'Italia, con un problema sociale che ovviamente le consegue. Lucca per me era la trentesima scelta, mi hanno mandato a Milano che è la 61esima. Quali sono le difficoltà? Le difficoltà sono lasciare i miei bambini qua. Alle proteste, che definisce comprensibili, il ministro della pubblica istruzione Stefania Giannini risponde però con i numeri. Chi deve spostarsi dal meridione al centro-nord, sottolinea la Giannini, è una minoranza inferiore al 10% dei 32.000 neoassunti, che sono anche i più giovani di servizio. Parliamo adesso di pensioni, perché il governo avrebbe trovato 1,5 miliardi di euro per diversi aggiustamenti al sistema previdenziale. La maggior parte finirebbero nel cosiddetto APE. Vale l'uscita anticipata di 3 anni e mezzo dal lavoro rispetto alla scadenza naturale. Ma ci spiega bene come funziona tutto questo Giorgio Schiavoni. Il governo è pronto a stanziare circa 1,5 miliardi di euro per il capitolo pensioni, che riguarderà innanzitutto l'anticipo pensionistico, ma anche ricongiunzioni, lavori usuranti, precoci, estensione della no tax area e aumento delle quattordicesime per i redditi bassi. Lo riferiscono fonti del Tesoro. L'APE, cioè l'anticipazione pensionistica, è il fulcro del pacchetto pensioni e rappresenterà lo strumento di riferimento per la flessibilità nell'uscita dal lavoro, con un costo dell'intervento che sarà avviato prima della legge di stabilità, stimato intorno ai 6-700 milioni di euro. Questo strumento debutterà nel 2017 e si stima che la platea potenziale sarà di quasi 700.000 lavoratori nei primi 3 anni di applicazione delle nuove regole. Nelle intenzioni del governo, l'APE sarà finanziato con un prestito erogato dalle banche e restituito in rate mensili per 20 anni. Per i dipendenti sarà possibile accedere alla pensione fino a 3 anni e 7 mesi prima rispetto al requisito anagrafico previsto per il trattamento di vecchiaia, che nel 2017 sarà di 66 anni e 7 mesi. Il piano dettagliato sarà presentato ai sindacati nell'incontro programmato per il 12 settembre. CGIL, CISL e UIL però chiedono 2,5 miliardi di euro per rendere concreti e fruibili questi interventi. Giornata di caos negli aeroporti di mezzo mondo, un blocco del sistema del computer della Delta Airlines ha provocato gravi disagi nei principali scali internazionali, incluso quello di Fiumicino, dove per i passeggeri è stato impossibile fare il check-in e si sono formate lunghe code. Le partenze sono riprese solo poco prima delle ore 15, quando è stata annunciata la revoca dello stop, ma almeno 300 voli sono stati cancellati e molti sono stati i ritardi. E ci spostiamo adesso in Pakistan, dove un kamikaze si è fatto esplodere in un ospedale civile a Quetta, capitale del Baluchistan. Decine di morti e feriti. Nel pomeriggio è arrivata anche la rivendicazione dello Stato Islamico. Ma per tutti gli aggiornamenti vediamo il servizio di Massimiliano Cocchi. I corpi delle vittime insanguinati e dilaniati, la corsa concitata dei soccorritori, le urla dei sopravvissuti, tutto racconta la devastante potenza dell'esplosione che questa mattina ha fatto strage nell'ospedale di Quetta, capitale della regione pakistana del Baluchistan. È una strage che ha un antefatto. Un'ora prima, infatti, due killer avevano freddato il presidente dell'Ordine degli Avvocati del Baluchistan, Bilal Ambar Kasi, mentre usciva di casa. Il corpo di Ambar Kasi era stato quindi trasportato all'ospedale civile e qui si era radunata una folla di avvocati e giornalisti. È in quella folla che un kamikaze si è fatto esplodere. Ero appena arrivato per cominciare il mio turno di lavoro, racconta questo medico. Avvicinandomi ho sentito prima lo spostamento d'aria e poi un'esplosione violentissima. Sono corso qui, ho trovato morti e sangue dappertutto. Il bilancio delle vittime rimane a lungo incerto, si parla di oltre 90 morti, ma poi fonti dell'ospedale forniscono quello ufficiale. Le vittime sono 63, i feriti 120. Nel primo pomeriggio è arrivata una rivendicazione dell'ISIS, seguita da quella dell'altra sigla del terrore che opera nella regione, Al-Qaeda. Ma più che al terrorismo islamista, in queste ore si guarda ai movimenti separatisti locali che da tempo hanno messo nel mirino gli avvocati pakistani. Anche se al momento non ci sono prove concrete per mettere in relazione l'omicidio del presidente dell'Ordine degli Avvocati e l'attacco contro l'ospedale, non si può non sottolineare come 18 tra le vittime della strage fossero proprio avvocati che si erano ritrovati all'ospedale per piangere l'ultimo dei loro colleghi assassinati. E a questo proposito è di pochi minuti fa la notizia che Hafiz Saeed Khan, il capo dell'ISIS per la provincia
di Khorasan fra Afghanistan e Pakistan sarebbe stato ucciso insieme ad altri 30 militanti in una operazione delle forze di sicurezza afghane. Khan era stato nominato capo dell'area direttamente dal califfo al-Baghdadi ed era già stato dato per morto alcuni mesi fa, ma le informazioni erano evidentemente errate. Oltraggi in una chiesa di Venezia. Dopo le notizie pubblicate da alcuni quotidiani che indicano come responsabili dei gesti turisti di fede musulmana, il Patriarcato risponde: stiamo indagando. Al nostro microfono il vicario generale della Curia veneziana. Vediamo il servizio. Erano confuse tra i turisti che entrano nella chiesa di San Zulian sul frequentatissimo percorso tra Rialto e San Marco. Quattro donne con il tradizionale velo islamico hanno ingiuriato il prezioso crocifisso all'ingresso della chiesa cinquecentesca e se ne sono andate. L'ultimo di una serie di episodi di profanazione accaduti tra milioni di turisti. Milioni di turisti vuol dire anche che capita chi non è in grado di capire quello che succede durante una liturgia. Anche a me è capitato in Basilica di San Marco che venisse qualcuno a chiedere la comunione in un modo che ti fa porre una domanda su cosa, se capisca cosa si sta facendo. Gli episodi si sarebbero intensificati in questi giorni di grande afflusso turistico. Il braccio spezzato al Cristo settecentesco di San Geremia da un franco magrebino espulso. Preghiere islamiche nelle chiese, giovani orientali in fila per la comunione che avrebbero sputato la particola terra. Ma in questo momento parlare di preoccupazione sembra eccessivo. Io parlerei magari di amarezza per dei fatti che, se confermati, farebbero interrogare sulla modalità più opportuna di tenere aperte così tante chiese come in questa città, così ricche anche di beni culturali. Quando entriamo a San Zulian ci raccontano che poco prima era passato un uomo di religione islamica, chiedeva dal parroco, voleva scusarsi per il gesto non suo, che pone il problema del dialogo e del rispetto. Su questo noi dovremo preparare, e stiamolo facendo, i nostri operatori, i nostri custodi, i nostri sacristi, le persone che anche volontariamente, sono tante, lavorano nelle chiese, a instaurare un dialogo in questo senso, è una posizione di rispetto di questo tipo. La Corte di Cassazione ha formalmente dato il via libera al referendum costituzionale sulla riforma Boschi. Ora il governo di Matteo Renzi ha 60 giorni di tempo per scegliere la data del referendum senza quorum. Ma vediamo allora nella scheda di Paolo Tripaldi come potrebbe cambiare la Costituzione. Via libera da parte della Corte di Cassazione al referendum costituzionale per convalidare o respingere la riforma messa a punto dal ministro Boschi. Entro 60 giorni l'ipotesi più probabile è che il governo fissi per metà novembre o per l'ultimo weekend dello stesso mese la consultazione. Con la sua decisione la Suprema Corte ha validato le oltre 500.000 firme depositate per chiedere il referendum che non avrà quorum. Ma cosa prevede la riforma che andremo a votare? Innanzitutto si stabilisce la fine del bicameralismo perfetto. La Camera dei Deputati manterrà 630 parlamentari eletti a suffragio universale e sarà l'unica a votare la fiducia al governo e ad approvare le leggi. Il Senato si riduce a 100 senatori, di cui 95 scelti dalle regioni e altri 5 dal capo dello Stato. Il Senato voterà solo sulle leggi che riguardano la Costituzione, i referendum popolari, i sistemi elettorali degli enti locali e la ratifica di trattati internazionali. Sulle leggi ordinarie il Senato può proporre modifiche, ma la Camera potrà respingerle. I senatori godranno della stessa immunità prevista per i deputati, ma in quanto consiglieri regionali non riceveranno una seconda indennità. La riforma costituzionale prevede inoltre l'abolizione delle province e del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Adesso andiamo in Giappone perché l'imperatore Akihito, dopo 27 anni di regno, ha comunicato ai suoi concittadini la volontà di abdicare. In un messaggio di 10 minuti trasmesso in televisione ha espresso i timori sulle difficoltà future nell'esercizio delle sue funzioni, lasciando intendere la volontà di fare un passo indietro, come ci racconta Beatrice Bossi.
Sarebbe difficile per me continuare ad esercitare le mie funzioni come ho fatto in passato. Sono preoccupato di non essere più in grado di adempiere ai miei compiti. Con un abile equilibrio tra parole ed allusioni, non potendo intromettersi per legge in affari politici, l'imperatore Akinito fa capire di voler abdicare. I motivi sono ufficialmente di salute. Ha 82 anni e negli ultimi 4 si è sottoposto a diversi interventi chirurgici che l'hanno indebolito. Qualcun altro però sostiene invece che questa richiesta nasconda una protesta nei confronti del governo di centrodestra eletto dai cittadini proprio il mese scorso. Una scelta, quella di abdicare, che non accadeva da quasi 200 anni e che costringerebbe il Parlamento a varare una legge ad hoc. Il Premier però ha già fatto sapere che non si opporrà alle volontà imperiali. Un videomessaggio registrato di 10 minuti, quello dell'imperatore, che ha inchiodato davanti agli schermi TV 127 milioni di giapponesi. Sono per l'abdicazione, dice questa studentessa, perché voglio che Akinito riposi. Le fa eco quest'uomo che dice di voler considerare realmente le dichiarazioni e la volontà dell'imperatore. Imperatore molto amato dalla gente perché primo regnante ad accettare di salire al trono come persona rinunciando alla vocazione divina. Lo dice la Costituzione, sì, ma lo dicono anche i fatti. Akinito ha sposato infatti una donna non dal sangue blu, è partito per le ferie a bordo di un treno e si è sempre dichiarato primo sostenitore della democrazia. Al suo posto, tempo qualche mese, dovrebbe quindi arrivare suo figlio, Naurito, 56 anni, sposato con quella che è conosciuta come la principessa triste perché colpita da una forte depressione. Famiglia però questa considerata dai giapponesi troppo fragile e poco adatta ad affrontare le sfide economiche e politiche del paese. Adesso un aggiornamento che arriva dalla Siria, un ospedale supportato da Medici Senza Frontiere che serviva una popolazione di 70.000 persone vicino alla provincia siriana di Idlib, controllata dai ribelli, è stato distrutto da raid aerei sabato 6 agosto. Lo rende noto l'organizzazione Medici Senza Frontiere, secondo la quale 4 membri dello staff dell'ospedale e altre 9 persone, tra cui 5 bambini e 2 donne, sono stati uccisi in 2 attacchi aerei che hanno colpito direttamente l'ospedale. E adesso parliamo di una delle più grandi tragedie sul lavoro. A Marcinelle, in Belgio, 60 anni fa, in una miniera di carbone, 136 italiani emigrati persero la vita. Questa storia è diventata simbolo delle sofferenze e del coraggio degli italiani, ha ricordato oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio di Silvio Vitelli. Il sole nasceva, ma io non lo vedevo mai. Laggiù era buio, nelle viscere della terra di Marcinelle, dove l'8 agosto di 60 anni fa 300 minatori erano scesi a lavorare come ogni mattina. Cunicoli stretti e insidiosi, dove erano le lampade a preservare dai due pericoli più temuti, il buio e il grisù. Nessuno poteva ancora immaginare che la morte sarebbe arrivata invece da un maledetto ascensore che provocò la rottura dei condotti dell'olio e dei cavi elettrici. A Marcinelle, quell'8 agosto, il sole estivo fu oscurato dai fumi neri che uscivano dai pozzi, profondi oltre un chilometro. Disattenzione umana, inefficienza delle vie di fuga e ritardi nei soccorsi costarono la vita a 262 minatori, di cui 136 italiani. Una tragedia enorme, eppure non altrettanto conosciuta, soprattutto all'estero. 10 anni prima, l'accordo tra Italia e Belgio che prevedeva manodopera in cambio di carbone. Ogni giorno 2.000 italiani partivano col miraggio di una vita migliore nel nord Europa. Ad attenderli invece baracche utilizzate precedentemente per i prigionieri di guerra e cartelli in giro per la città con su scritto vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Una tragedia, simbolo delle sofferenze, del coraggio e dell'abnegazione dei nostri cittadini, secondo Mattarella. Al sacrificio di quegli uomini noi dobbiamo il riconoscimento, a tutti i lavoratori che si trovano nell'Unione Europea, di diritti e garanzie, ha detto invece il Presidente del Senato, Pietro Grasso, che ha anche citato la tragedia odierna dei migranti, ricordando proprio quel lungo cammino degli italiani, ripensando a come eravamo e come vivevamo. È tutto, il TG2000 termina qui, grazie dell'attenzione, a voi tutti l'augurio di una buona serata.